che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rovina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa... Siamo al mercato di Onendia, siamo con Fabrizio. Tanti anni che fa il mercato. Io sono la seconda generazione, spero che mio figlio non sia la terza generazione, ma purtroppo è su quella strada. No, invece se... Invece io mi auguro che sia assolutamente e poi manteniamo, come ripeto, viva una città, perché dove si spengono le vetrine dei negozi si desertifica la città. L'idea per i mercati, per esempio il mercato notturno, cioè il mercato di notte con le luci è molto caratteristico, soprattutto nei periodi natalizi. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rovina qua? C'è gente carina, divertente, si è sposata. Cosa c'è? Sì. Vabbè, non lo diciamo. Infatti, non si sa mai. Adesso c'è la signora che forse vuole comprare qualcosa. Certo, sì. Intanto la faccio pagare, mi fate uno scontrino. Perché la vita del mercato è questa, è quella di girare, conoscere, chiacchierare. Il sabato è meglio. Sabato è d'obbligo venire al mercato. Obbligo. Questa piazza bellissima. E come si trova il mio banco? Bene? Benissimo. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rovina qua? Ma che bontà. Claudio si occupa di abbigliamento maschile. Sì, al mercato di Onendia, ma anche in altre città. Sì, facciamo le piazze diverse della provincia. Dove fai provare i vestiti alla gente? In cabina. No, perché con i pantaloni è problematico. L'articolo più venduto oggi, o in genere? Quanto pare la roba usata. Ciao Claudio, grazie. Grazie a voi. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rovina qua? Ma che Mercato di Onendia, quello che non ti aspetti, Antonio da Casoria viene qua a vendere lo stoccafisso. Sì, sì, sì. Com'è sì, qua sì. La vita rispetto a Casoria, per esempio? Oddio, Casoria è un paesino di Napoli, è molto, molto bella, Napoli è bella. Ma la vita, la gente che viene ai mercati è diversa, è uguale, è più vissuto il mercato? No. Ma no, il mercato è bello ovunque. Lo stoccafisso... Io sono all'antico, diciamo che siamo all'antico. La stoccafisso a Napoli si fa? Napoli si fa lo stoccafisso, certo che si fa lo stoccafisso. Con le patate, i pinoli, i pomodori? No, Napoli si usa tantissimo col sugo. Sugo, capperi e olive. Ah, capperi e olive. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rovina qua? Ma che bontà. Qual è il modo migliore per vendere il rapporto col cliente, come si cura? Fatemi capire. Con la gentilezza, l'educazione e buoni prodotti. Il mercato di Onendia è sempre carino, la piazza è molto bella. Sì, è bella, sì, sì. Mi piace, viene volentieri, ho 48 anni. Sì. Hai intenzione di continuare ancora? Certo, finché posso. Finché posso. Va bene, il prodotto che vende di più questi alimentari in questo momento? Baccalà. Ah, il baccalà? Sì. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rovina?